ci vuole un po' di pazienza. La pazienza è l'arma dei fotografi di architettura. Io voglio dire che il grattacielo Pirelli è veramente un oggetto del desiderio per i milanesi, per gli architetti e diciamo pure per i fotografi. Per dare un senso di forza, di energia a questo svettare, io sono abituato, mi sembra corretto, inquadrare con degli elementi che tagliano questa verticalità. E abbiamo anche sui bordi, sulla destra, quella serie di piccoli balconcini che sono come un po' il dorso di un drago, no? Che stanno praticamente a ritmo. Allora, tutti questi elementi che lo attraversano, mi restituiscono alla fine una specie di quadro astratto. Via! Ok. Beh, io, diciamo, nella mia esperienza di fotografo, lavorando con le committenze della fotografia di architettura, ovviamente ho fotografato monumenti, architetture importanti, contemporanee, paesaggi urbani centrali, eccetera. Però personalmente sono sempre stato attirato fino dal mio lavoro originale, quello delle fabbriche, e successivamente ancora di più da quelle parti di città, da quel tessuto medio che viene considerato dalla cultura architettonica mediocre, cioè assolutamente privo di interesse sul piano storico. La città come fenomeno, non mi interessa tanto la città come sequenza di belle architetture. La città come fenomeno vuol dire che mi interessa la sua grande dimensione, che comprende la bellezza, diciamo, conclamata, la bellezza storicamente definita, e la mediocrità. Questa mediocrità che appare come un qualcosa che nessuno vuole vedere, che nessuno vuole capire, che non interessa, però è la parte, è la struttura forte della nostra città. Allora, queste parti orribili, se osservate con attenzione, sono un po' meno orribili. E comunque non è più il problema se sono belle o brutte, non diventa più un problema legato alla differenza tra bellezza e scarto, no? Come dire, che la bellezza è un qualcosa di astratto che riguarda più il modo di guardare che il soggetto. Allora, guardare in un modo discreto, in un modo accettabile, in un modo che lascia spazio alla possibilità di dialogo, secondo me equivale un po' a fare il gesto di restituire ai luoghi una bellezza che forse non hanno mai avuto. Allora, la prima volta che ho lavorato con Basilico è stato per la Biennale del 96. Abbiamo fatto una sorta di racconto per immagini di come stava cambiando l'Italia. E io ho provato a segnalare alcuni punti del territorio italiano dove c'erano state delle trasformazioni più forti. Questi rettangoli occupavano dei pezzi di territorio che partivano dal centro di alcune delle città più importanti italiane verso l'esterno. Muovendosi dentro questi rettangoli di spazio, Gabriele aveva catturato tutto ciò che era cambiato negli ultimi 10-15 anni. E ne è emerso una specie di ossario di oggetti edilizi, spesso mediocri, quasi sempre solitari, ammassati l'uno all'altro, spesso posizionati nel territorio senza una logica evidente. In quella biennale Gabriele Basilico ha vinto anche il premio Osella d'Oro, e questa è stata un'operazione importantissima, perché è stata uno dei primi modi con cui in Italia si è potuto ragionare sulla trasformazione del paesaggio, in modo coraggioso e non ipocrita. E devo dire che la cosa che mi ha colpito del lavoro di Gabriele in quel caso è stata proprio questa sua capacità incredibile di osservare anche gli oggetti più mediocri, meno appariscenti, dando a ciascuno di questi oggetti una dignità. La fotografia finalmente ha trovato un ruolo nuovo, quello di accostarsi alle tecniche tradizionali per poter restituire delle informazioni magari più legate alla soggettività di chi guarda. In effetti gli urbanisti e la committenza che usa il lavoro di questi fotografi tende a usare il lavoro di fotografi molto impegnati sul piano della soggettività artistica, sul piano della creazione, preferendo questo tipo di risposta a una fotografia più tecnica e più asettica. Non che la fotografia sia legata alla realtà, come spesso equivocamente si pensa, ma perché unisce i temi
di tipo scientifico, di tipo geografico-politico, di tipo sostanziali, misurabili, diciamo, con qualcosa che ha una natura diversa, cioè la creazione. Riuscire a immaginare un territorio è qualcosa che può aiutare chi si occupa del territorio, della progettazione, perché la disciplina della progettazione è entrata in crisi. Ma uno potrebbe chiedersi cosa ci trovo nelle periferie, però dovrebbe chiederlo a tante altre persone che hanno fatto prima di me, a dei registi cinematografici, a Rossellini, ad Antonioni, a De Sica, soprattutto a Pasolini, potrebbe chiederlo a Sironi, per esempio, e potrebbe chiederlo a tanti fotografi sparsi per il mondo che hanno lavorato, se non nelle Sì, periferie, sì. nei paesaggi, in crisi, nei paesaggi che avevano perso lo stile e la bellezza del paesaggio. Una fabbrica che forse non c'è più o c'era, mi sembra tutto un po' rovinato, un edificio dietro di tipo commerciale, no? Che è uno dei luoghi, è uno degli ingressi che marca gli ingressi di Milano, un'altra fabbrica, insomma c'è questa stratificazione di prospettive, ma c'è anche una bella luce. Io ho frequentato la facoltà di architettura in anni un po' speciali, diciamo verso la fine degli anni 60, inizio degli anni 70. E gli studenti, me compreso ovviamente, erano coinvolti da mattina a sera verso tematiche che non erano più quelle della disciplina architettonica, ma erano rivolte a un mutamento radicale della società. No, il problema è che a volte tu arrivi qua con una giornata nebbiosa, così poco nitida, chiusa, no? Plumbea, vedi lo spazio, ti piace, lo decifri, fai la fotografia e dici ci vorrebbe una bella luce. Poi improvvisamente, guarda qua, è arrivato un raggio di sole leggero, delicato, che mi sottolinea la forza delle nuvole e niente, cosa mi viene da dire qua? Il cielo sopra Milano. La fotografia in quegli anni per alcuni di noi sembrava diventare lo strumento fondamentale, perfetto, adatto per raccontare non solo quello che succedeva, ma per testimoniare, quindi attraverso la sua nozione di documento, per fare un lavoro politico. Ho cominciato a interessarmi di luoghi più lontani dal centro della città, dove avveniva praticamente tutto. E ho cominciato a seguire le periferie cercando i tipi di problemi che mi interessavano in riferimento a quello che avevo già visto, come tutti naturalmente. Finché un giorno ho fotografato una zona vicino a Viale Ripamonti, una zona abbandonata, per cercare di leggere un po' i caratteri somatici di questo quartiere. È successo esattamente nel weekend di Pasqua del 78, una giornata. Non c'era nessuno, naturalmente un weekend così tutti se ne vanno, eccetera. Io ero lì con una macchina di piccolo formato. Via la macchina, vai, 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 vai. Eh no, sempre così, eh. Ci vuole pazienza per fotografare in città. Ecco qua, perfetto. Sono soddisfatto di questa foto. E camminavo in questi spazi e veramente sono rimasto come se li avessi visti per la prima volta. Chissà quante volte avevo visto da cittadino normale, come dire, che cammina per la città, una situazione del genere. E niente, la cosa mi aveva toccato perché mi sembrava che quello che vedevo intorno a me, che era molto banale, era un'architettura e non un'architettura, erano dei capannoni, delle facciate, dei muri sostanzialmente. Prendevano attraverso questa luce una materia diversa, era come se fossero dipinti, è come se avessero riacquistato identità. E lentamente mi è venuta in mente l'idea di fare un lavoro sistematico, profondo, lunghissimo, che avesse come oggetto proprio una sorta di narrazione, barretta, documentazione della mia città nelle zone dove sorgeva l'industria. E per industria non intendo solamente le grandi industrie, intendo anche le piccole industrie, le zone artigianali, quelle zone che gli urbanisti, nelle loro definizioni, di tipo tecnico-scientifico, chiamano zone produttive. Milano è piena di queste cose, ha una sua caratteristica morfologica a macchia così d'olio diffusa, con delle zone più intense e altre meno. In ogni caso, ho avuto la fortuna di fare una mostra in un posto molto importante, il Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano, e di fare poi anche un libro ed un catalogo. E poi ci sono state altre fortune, diciamo che la fortuna a volte si collega con una specie di lavoro a catena. Un critico francese ha visto questo lavoro
E nel momento in cui stava nascendo in Francia un grosso progetto, un grandissimo progetto che aveva come obiettivo la documentazione del paesaggio francese negli anni Ottanta, io appartengo al primo gruppo dei 12 invitati. Questo progetto si chiamava Mission Photographique de la Dakar, una sorta di ministero che si occupa della pianificazione del territorio. Propongo un tema e un luogo. Il tema è il percorso intorno o lungo il bordo del mare, percorso proprio molto dettagliato, partendo dal confine col Belgio, nel nord della Francia, ed arrivando fin dove potevo arrivare per i 6 mesi operativi. Mi sono fermato alle Mont Saint-Michel dopo un anno praticamente di lavoro, erano 6 mesi che ho diviso in tanti viaggi, perché ritornare in un posto vuol dire costruire quel legame affettivo, anche fittizio, come ha spiegato molto bene nei suoi libri Gianni Celati, che è qualcosa che ci serve per non sentirci stranieri continuamente nei posti dove andiamo, fino anche a casa nostra. Per me questo lavoro è stato molto importante. Credo che nell'attività di un fotografo che fa ricerca ci sono dei punti di svolta in cui si fanno delle esperienze più profonde di altre, dove da quel momento lì in poi le cose saranno diverse. Quando io ho accettato questo incarico, venivo dall'esperienza delle fabbriche a Milano, per cui non avevo mai fotografato il paesaggio e devo dire che non mi interessava. Allora, questi mi dicevano: ma scusa, tu stai lavorando al nord della Francia, ci sono dei paesaggi bellissimi che non sono fotografati da oltre 50 anni, sarebbe una buona occasione, se hai voglia, perché ci fai solo i porti e gli edifici industriali? Perché io, così, per un senso del dovere, che era, in qualche modo faceva parte della mia educazione, mi sono messo a guardare il paesaggio. E meno male che c'è stata questa svolta, perché io non avrei mai smesso di guardare questo paesaggio. Ho capito che la cosa importante non era il fare la foto, ma era il guardare, cioè nel gesto, nel sentimento dello sguardo c'era tutto, e la fotografia era ben poca cosa, era come dire, era la testimonianza di questo sguardo. Tutto questo è avvenuto simbolicamente in questa fotografia. Questo posto si chiama Les Tre Portes. È al confine tra Normandia e Picardia. Qui c'è il fiume Somme che si affaccia sul mare, qui c'è la foce. In primo piano abbiamo Merz-les-Bains e in fondo abbiamo Le Tre Porte. E lì, in pochissimi minuti, mi è passato davanti la pittura del Seicento, la pittura olandese, mi è passato davanti un certo cinema. In particolare mi ricordo che, come sono arrivato, ho visto questo lontano profondo con le nuvole che è uscito. Così, senza che io ne fossi consapevole o l'avessi progettato, il sentimento della contemplazione. Mi sono reso conto che ero di fronte a qualcosa di straordinario, di disumano, talmente era incredibile questa immagine. E ho capito subito che stavo facendo una fotografia importante. Io sono nato a Milano e vivo questa città, diciamo, come luogo di appartenenza e, come si dice nelle biografie, nasce, vive e lavora. Milano è sicuramente, e direi inevitabilmente, la palestra dove ho esercitato il mio sguardo, dove, diciamo, ho fatto esperienza nel tempo. E lo sguardo che ho portato nell'area periferica di Milano, legato soprattutto alla cultura industriale, è stato poi riportato in tante altre città europee in occasioni che si sono ripetute. Quindi è una storia, come dire, un po' musicale, a flusso continuo, dove una città scambia esperienze visive con un'altra città e quello che ne deriva è un po' l'idea di un luogo globale. Questo però, paradossalmente, mi serve a mettere in evidenza le differenze, perché se c'è un qualcosa che può far vedere le differenze, fare un confronto di cose che hanno lo stesso valore, la stessa storia, lo stesso tipo di contenuto in geografie e latitudini diverse. Però io devo dire che uso il Polaroid solo per vedere. Un minuto e mezzo, siamo al massimo del rigore invernale. Anche se poi rispetto ad altre giornate non fa poi così freddo, ma per il Polaroid normalmente bisogna tenerlo al caldo, quindi lo mettiamo qua, coccoliamo praticamente. Quando ho fatto le fabbriche ero, come dire, alla scoperta di un mondo nuovo, no?
e di un progetto, di una tipologia, e non c'era un discorso su Milano in sé critico, cioè non c'era la città nella sua storia, nella sua fisicità, nei suoi problemi, eccetera. Invece quando faccio Milano città interrotta c'è la città nel 95-96, che è diversa da quella dell'80, una città quindi anche politicamente, insomma, con dei problemi, e io ho un'altra età, ho fatto tante fotografie e la vedo come un malato al capezzale, capisci, con il quale cerco di avere un rapporto evidentemente di positività, no? Perché non è che un malato vado lì e gli sparo, capisci, no? Un po' questo è il concetto. Ok. Bene. Milano, la città interrotta. Faccio notare che qui non compare Milano, è comunque un libro dedicato a Milano. Il mio intendimento era quello di fare un lavoro molto radicale sulla città, considerando diverse zone. La prima e l'ultima sono due zone fisiche, la seconda è un insieme di dettagli di una zona centrale. Tutte e tre vengono collegate tra di loro, vengono saldate senza interruzione, non esistono dei capitoli che descrivono che cosa sono, ma vengono così esposte, presentate all'osservatore come se fossero una sequenza unica. Il primo percorso, che è quello che poi dà il titolo al libro stesso, è un'indagine, direi abbastanza a tappeto, in una zona che mi è molto cara e che conosco molto bene. È una zona che sta tra le due stazioni principali, o comunque tra la stazione centrale e la stazione Garibaldi. Una zona dai contorni frastagliati, con una tipologia molto diversa e fortemente contrastata, direi. Ci sono i grattacieli, c'è quello che negli anni 60 voleva essere il mito della city milanese, quindi della grande città della finanza, dell'economia, quella che rappresentava fisicamente il potere dell'industria e del commercio, e che poi nel tempo si è interrotta per delle vicende appunto della nostra storia politica, e interrompendosi ha creato una frattura che non si è mai sanata. Ancora oggi, nel 2003, ci sono stati dei progetti, ci saranno sicuramente delle ricostruzioni, ma quella zona rimane una grande ferita aperta nel cuore della città. Percepisco che qua a un certo punto verrà il sole, lo sento come un animale che a forza di camminare di quella giornata buona, e lo sto aspettando, ma così com'è, questa omogeneità che la luce omogenea restituisce allo spazio mi dà, paradossalmente mi dà una lettura di grande coerenza. Si cerca di capire cosa succede, quindi la fotografia indaga non per giudicare ma per tutto sommato accettare e comprendere. In questa parola comprensione c'è un po' la chiave, diciamo, del mio lavoro in generale e del lavoro anche di altri fotografi che stimo e che mi hanno anche insegnato il metodo. Bene, via. Ok. Mi piace moltissimo questo punto di Milano e questa zona, perché è una zona che ha una grandissima ricchezza di racconto di come questa zona si è modificata nel tempo, in un tempo diciamo di 30-40 anni. Walker Evans è stata una figura molto importante per la mia esperienza nella fotografia, importante per diversi motivi. Innanzitutto perché era uno dei grandi protagonisti della Farm Security Administration, la campagna fotografica realizzata negli anni 30 in America e anche all'inizio degli anni 40 per comunicare agli americani le condizioni di grande difficoltà in cui si trovava l'agricoltura e certe zone degli Stati Uniti. E lui fotografasse un edificio, una sequenza di edifici come vediamo in queste immagini, o che facesse dei ritratti ai farmer, eccetera, come vediamo qua, non c'è mai un senso della povertà come una condizione di disperazione e di inferiorità sociale, c'è sempre un grande rispetto, cioè la povertà era e sempre stata dignitosa. Questa è una grande lezione morale che lui, uomo profondamente democratico e molto impegnato, ha portato avanti per tutta la vita e credo che sia stato un punto di riferimento etico per tutta la storia della fotografia. Mettendo da parte le riflessioni teoriche e i discorsi di tipo metodologico su come si inquadra, si rappresenta e si progetta un lavoro fotografico su una città, potremmo dire, in un modo riduttivo, che quando ci accostiamo alla ricostruzione o alla lettura di un'immagine, la rappresentazione di una città si risolve in un insieme di pieni, di vuoti, di prospettive, di linee verticali, eccetera. Per esempio, in questa immagine di Valencia, se noi andiamo a fare una sintesi estrema di quello che vediamo, possiamo farlo qua
ricomponendo una carta da lucido. Allora, la cosa interessante del lavoro di Basilico, a me pare proprio essere questo suo modo molto particolare di muoversi dentro nella città. È come se lui davvero avesse un raggio con cui irradia gli spazi, questi spazi restituiscono al suo punto di vista una distanza, una misura, e lui riesce a controllare questa relazione tridimensionale con una misura e con un ordine di grandissima forza. Quindi questa è la cosa, perché le foto di Basilico sono foto abbastanza misteriose in un certo senso, perché qualunque sia la posizione, il luogo in cui si trova, lui stabilisce sempre un equilibrio, controllando però la complessità del mondo che ha di fronte. Questo esito alla fine è un esito miracoloso, devo dire. E poi anche molto sensoriale, anche molto ricco e eccitante di sensazioni, non è mai noioso, è sempre, sempre ricco. Allora, questo è il mio lavoro, sono in provino a contatto del mio lavoro su Beirut, un lavoro che ho realizzato nel 91 per conto di una scrittrice libanese, Dominique Dé, che ha voluto fare questa ricognizione fotografica, questa grande documentazione, nell'anno dopo la fine di una lunghissima guerra durata più di 15 anni. Ed era una cosa incredibile, io non ero mai stato in un teatro di guerra, per me era un'esperienza emozionante. Sia sul piano della constatazione di questo evento, ma soprattutto anche sulla responsabilità di dover reagire come fotografo a questo grande impegno. Ho lavorato come mi era stato richiesto sull'area centrale, che è grosso modo un'area grande come il centro di Milano, 1 km per 1,5 km. Qui abbiamo la famosa Place des Martyrs, attraverso la quale passava la linea verde che separava appunto la zona dei combattenti islamici e dei combattenti cristiani, e che era l'area urbana completamente distrutta. Ma quando dico distrutto non intendo con gli edifici abbattuti, intendo con gli edifici completamente danneggiati. E questo mi ha aiutato a lavorare con una maggiore libertà. Che cosa vuol dire? Che sono riuscito praticamente a considerare questo luogo non un luogo di morte e basta, ma un luogo dove si poteva riconoscere ancora un'identità della città. Questa è la grande forza di Gabriele, cioè di essere al stesso tempo umile e come dire, assolutamente implacabile nella sua capacità di valutazione di giudizio. Lui ci dà delle immagini che sono quasi scientifiche nella loro analiticità, ma in cui poi sta dentro un pathos fortissimo. Questa è un po' la sua grande ricchezza. Io documento il presente ha le sue rovine ma anche le sue bellezze, e la differenza tra rovina e bellezza spesso non c'è, è difficile registrarla. E secondo me la risposta è proprio in questo difficilissimo e instabile equilibrio tra una realtà critica e un modo di raffigurarla che non deformi questa realtà, sia nel senso della tragedia, quindi non esasperare la tragedia, sia nel senso della trasfigurazione della tragedia in bellezza. Questo credo che sia uno dei compiti più difficili che i fotografi di tipo documentarista, cioè quelli che hanno un rapporto con il reale, hanno quotidianamente nell'esercizio del proprio lavoro.